Ma quello che voglio dire è che noi con i nostri 50 parlamentari, tanti saranno da qui alla fine dell'anno, i nostri 30 consiglieri regionali, tanti saranno da qui alla fine dell'anno, i nostri 100 sindaci, tanto saranno da qui alla fine dell'anno, e i 10.000 iscritti, tanto saranno da qui alla fine del mese, se continuate con sto ritmo, quindi datevi una calmata. Quello che vogliamo fare è esattamente questo, offrire uno spazio a quelli che non credono alla casa dei sovranisti e a quelli che non stanno dentro un disegno strutturale di rapporto tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo fatto un governo per salvare l'Italia dai sovranismi, ma non faremo un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, perché quello non è il nostro mondo, è un mondo diverso. È un mondo che rispettiamo, ma non è quello, non è casa nostra. E siccome il PD ha scelto legittimamente un'altra strada, io penso che noi dovremmo essere altrettanto chiari e in qualche misura decisi a dire che nel mese di giugno, alla fine delle elezioni regionali, ospiteremo un nuovo Big Bang degli amministratori come 8 anni fa e porteremo centinaia, migliaia di amministratori a aderire a Italia Viva. Il nostro progetto è un progetto che parte per rappresentare quell'area liberale, quell'area democratica, quell'area riformista di cui il Paese, stretto dall'accordo 5 Stelle PD da una parte e dai sovranisti dall'altra, ha bisogno. Non c'è soltanto uno spazio, c'è un bisogno per questo luogo. È il Paese che crede nei diritti, terzo settore, la riforma del terzo settore va accelerata, ora che siamo tornati al governo l'avevamo fatta noi e si è fermata, bisogna assolutamente implementarla. È il Paese che crede nella crescita.